17 maggio, giornata internazionale contro l'omofobia. Le Nazioni Unite diffondono un video contro la discriminazione omofobica e transfobica. I presidenti di Camera e Senato chiedono una legge per i diritti delle coppie gay. A Napoli, per l'occasione, il maschio angioino si tinge al tramonto di bagliori rosa e il comune promuove il convegno L'Homme en Rose, organizzato da Arcigay, Arcilesbica e ICAN per fare il punto sulla situazione in Italia. L'incidenza dell'essere, per esempio, lesbica rispetto ai tutti i delitti, l'incidenza dell'essere lesbica rispetto al patire questo tipo di violenza. Sarebbe interessante, speriamo, che riuscire a raccogliere dati in proposito. Giornata importante per Napoli, giornata importante per l'affermazione dei diritti e contro la violenza di genere, contro la violenza transomofobica. Uno studio presentato dal sociologo Fabio Corbisiero dell'Università Federico II ribalta attraverso i dati scientifici una serie di luoghi comuni fondati sul pregiudizio, come la presunta promiscuità delle persone GLBT. L'ex deputato Franco Grillini ricorda che in Italia l'omofobia non è neppure inclusa fra i motivi che la legge Mancino riconosce come causa di discriminazione e talvolta purtroppo di violenza. Il tentativo di discutere una norma che allargasse la legge Mancino, che già prevede di perseguire i crimini d'odio per ragioni etnico-nazionali, razziali, religiose e persino linguistiche, lo sanno in pochi. E quindi sarebbe molto semplice, basterebbe semplicemente aggiungere e per orientamento sessuale. Adesso ci stanno riprovando 221 deputati, un terzo dell'Aula ha firmato la legge, la proposta di legge, firme trasversali, e quindi entro un brevissimo tempo dovrebbe andare in discussione. Sono numerosi i dati che ci hanno sorpreso in questa messe di ricerche che abbiamo condotto in giro per l'Italia. Sembra che il turismo, la presenza di turisti omosessuali, accresca il prestigio e la visibilità delle città, e per questo motivo le città gay friendly sono città che in qualche modo stanno nel mirino poi del turismo più globalmente inteso. Contro l'omofobia e i pregiudizi viene invocato a più voci il potere terapeutico della cultura. Ogni taglio alla cultura, spiega Claudio Finelli, docente e scrittore, acuisce il conflitto sociale e il malessere della comunità in cui viviamo. Se in questa lettera una sola frase ti potrà inumidire gli occhi, ebbene piangi, come noi piangiamo in questa prigione, dove il giorno è consacrato non meno della notte alle lacrime. Io credo che, come ho detto anche prima nell'intervento, la cultura sia determinante e importante, soprattutto affrontarla e portarla nelle scuole, cioè portare delle tematiche come appunto ho portato io, tematiche sulla legalità, tipo l'usura, il racket, ma anche tematiche su problematiche della sessualità, dall'aspetto proprio dell'omosessualità, perché molto spesso ci sono dei cliché, anzi non molto spesso, ci sono dei cliché molto forti che chiaramente vanno un po' sfatati. La cultura è l'unico antidoto possibile alla violenza, perché tramite la cultura, qualsiasi forma di arte e di cultura, noi agiamo direttamente nell'immaginario collettivo, nelle coscienze, e quindi possiamo ribaltare il segno stesso del nostro vivere associato, del nostro vivere civile. La testimonianza la si fa, io credo, anche con la propria vita. Io sono omosessuale, ho una vita omoaffettiva, porto nella scuola, quando faccio cultura, tutto ciò che la cultura omosessuale mi ha insegnato. I ragazzini nei banchi di scuola, quando hanno 16-17 anni, si cominciano a fare le prime giustissime e lecite domande sulla propria identità, sulla propria affettività, quando cominciano a essere innamorati, avere la cotta per il compagno di banco del proprio stesso sesso, non devono sentirsi soli e devono sapere che ci stanno autori omosessuali, ci stanno musi e non muse che hanno ispirato canti, che hanno ispirato arte, che hanno ispirato poesie e che talora hanno ispirato perfino guerre, perché ci sono anche i condottieri omosessuali, si è maschi e si è omosessuali. La cosa terribile della modernità è vestire la